Non conosco artigiani che sanno fare gli artigiani, no? Artigiani, ah, io sono falegname. Ma di che è fatto quel legno? Di che è fatto quel tavolino? Perché mi è capitato un ragazzo, ah, puoi venire se hai bisogno, perché io facevo il falegname. Dico, va bene. Ah, ma bella questa cosa, stavo facendo un tavolino. Ma di che legno è? Come, scusa. Poi neanche fosse stato un legno particolare, era un legno classico, castagno, che lo conosce chiunque. Dico, ma hai detto che facevi il falegname? Dice, no, io in realtà lavoravo sull'industria, infilavo un pezzo in una macchina e c'era un'altra che lo prendo dall'altra parte. Dico, ma questo del falegname non c'ha niente. Secondo me il lavoro l'artigiano ce l'ha, l'artigiano che sa fare, l'artigiano che conosce realmente il mestiere. Io il lavoro non manca per il semplice motivo che se mi chiedono un armadio arte povera, faccio l'armadio arte povera. Se mi chiedono un restauro, faccio il restauro. Se mi chiedono una scala, ah, ma io non le so fare, le scale le faccio. L'artigiano, se diciamo ha una vasta gamma di possibilità sul lavoro, non manca. Non manca perché io, per esempio, son solo, quindi mi basta creare un mobile che ho riempito la settimana. Un'industria il mobile lo deve fare in mezza giornata, altrimenti non c'ha il riscontro economico che gli serve per tirare avanti la baracca, diciamo. E che bisogna possedere per essere un buon artigiano? Passione, aver voglia di lavorare, aver voglia di sporcarsi, perché non è più mettere il pezzetto di legno, almeno nel mio settore, mettere il pezzo di legno nel macchinario. Il pezzo di legno te lo devi tagliare, lo devi lavorare, devi respirare la polvere, anche se ci sono dei sistemi adesso buoni, ma la polvere c'è e ci si sporca. E l'artigiano deve mettere le mani in pasta, non deve sperare sul macchinario, perché ci sono i macchinari che infili il pezzo di legno e esce fuori quasi la finestra finita, ma quello fanno parte della categoria delle industrie, che l'artigiano normale non avrà mai.